Io vi chiedo di gestire la vostra persona, il vostro modo di essere come qualcosa di sacro, qualcosa di inviolabile. Partiamo dal discorso estetico. Se una è bionda, si deve piacere bionda, se ha gli occhi azzurri, se la natura l'ha fatta così, è un dono di Dio, ragazze. Non è che siccome la mia amica è mora e sta benissimo, oppure Belen si è fatta castana, mi faccio. Cercate di essere uniche. La vostra forza è la vostra unicità. Nel momento in cui la mantenete, voi siete vincenti su tutto e su tutti. Perché? Perché le persone si accorgono che non siete fragili. Questo non è un sacrario, questo è un posto dove si vive una vita, perché voi rappresentate per noi in questo momento uno spaccato del mondo giovanile dai 18 ai 30 anni. E siete voi che dovete raccontare a noi i cambiamenti, non voi adeguarvi a degli stereotipi che sono ormai inesistenti, perché le ragazze non sono così. Il buonismo, ragazze, me lo potete abbandonare per cortesia?